La mia origine è leggendaria e risale a 5 secoli prima della nascita di Gesù Cristo, con la presenza dei sicoli del re Ducezio. Come faccio ad affermarlo, sono stati trovati nelle campagne reperti come iscrizioni, monete e vasi che lo testimoniano. Le notizie più sicure, però, risalgono a molto tempo più tardi e alla presenza degli arabi, da cui deriva il mio nome, che secondo alcuni significa fossato di argilla, per il torrente ormai coperto che mi attraversa. Il resto è storia con la conquista normanna della Sicilia. Poi sono divenuto territorio di un barone. Non voglio annoiarti, così faccio un gran salto fino alla seconda metà del XX secolo. Ora sono un grande comune della provincia di Agrigento, ma molto vicino a quella di Caltanissetta, conosciuto per la produzione dell'ottima uva Italia. Il mio nome è stato spesso usato nelle battute scherzose, nei modi di dire e nelle barzellette, a indicare un luogo sperduto e ai confini del nostro paese. Quello che però mi fa più male è che in mezzo alla maggior parte onesta di chi abita le mie case e percorre le mie strade ci sia stata e purtroppo ci sia ancora gente mafiosa. Queste persone hanno cercato di rovinare ogni cosa bella è fatto del male a bravissimi concittadini. Di uno di loro voglio raccontarti, un uomo giusto, che non mi ha mai abbandonato pur potendo farlo. È come un figlio per me, perché mi conosceva bene. Si spostava dal centro storico alla chiesa di San Domenico, dove andava a messa, dalle chiese barocche al cortile dell'oratorio, ma anche dalle case popolari, dalle strade non sempre praticabili, alle coltivazioni di viti, fichi d'India, mandorli, grano e olivi. Lo scrittore Nando Dalla Chiesa, nel libro che ha scritto per far conoscere agli adulti Rosario Olivatino, ha detto di me: Canicattì diroccata e polverosa, Canicattì opulenta, la calma struggente delle chiese barocche e l'ombra della violenza predatrice, qui, come sempre, in una mescolanza traditrice di fascino e di oppressione, la mafia agrigentina è venuta impiantando i vertici del suo potere. Un potere economico, prima di tutto, una ricchezza concentrata nelle mani di poche grandi famiglie mafiose. Che brutta storia, purtroppo vera. Per questo desidero che tu conosca una vicenda appassionante e da imitare, di un giudice mio concittadino che è stato definito ragazzino, ma che da solo ha fatto tremare la mafia, e io non lo voglio dimenticare.